Michele, il mio trasferimento in Svizzera. Oggi parliamo dei tre motivi per cui non devi più procrastinare il tuo trasferimento in Svizzera. Eccoci qua, siamo a Paradiso, dietro di me Lugano. Facciamo un video qui in esterna per andare a parlare di tre motivi per cui assolutamente non bisogna più procrastinare nel 2023 per trasferirsi, chiaramente con le condizioni giuste, con il reddito giusto, col lavoro giusto, quindi ognuno deve trovare la propria via e le proprie possibilità per trasferirsi. Però ci sono tre motivi che io credo che siano assolutamente da prendere in considerazione per non procrastinare oltre il trasferimento. Il primo è smetterla di buttare soldi. In Italia, che sia dipendente o che tu sia un imprenditore a maggior ragione, un professionista, butti tutti i mesi e tutti gli anni almeno il 27% nel cesso, e scusate il francesismo, nel senso che l'INPS è veramente un qualche cosa che vi porta via il vostro reddito, il vostro denaro, senza darvi nessuna garanzia che vi torni indietro. Perché? Perché chiaramente non è sostenibile dal punto di vista demografico. Se guardate la demografica in Italia, è praticamente impossibile che chi stia versando dei contributi adesso abbia qualche ritorno dall'investimento, fra virgolette, che sta facendo. Quindi voi state pagando le pensioni di chi è in pensione adesso e magari è andato in pensione a 48 anni, a 49 anni, è andato in pensione col sistema retributivo e quindi non ha versato quello che sta incassando. Quindi assolutamente venite via, perché state buttando una marea di risorse che poi sono il vostro lavoro. Quindi è veramente un grande dispiacere il fatto di dover versare tutti i mesi qualche cosa che è di fatto una tassa ulteriore oltre alle enormi tasse dell'IRPEF e via dicendo che in Italia ci sono. Quindi veramente questo deve essere il motivo numero uno, e conosco veramente tante persone che sono trasferite all'estero, in Svizzera o in altri paesi, proprio per non dover più pagare l'INPS, che è una cosa veramente che fa male, dolorosa. Il secondo motivo per cui non dovreste procrastinare per un trasferimento è quello relativo alle condizioni che ci sono in questo momento in Svizzera. È ormai da qualche anno che in Svizzera chi è cittadino UE si può trasferire tranquillamente senza contingenti, senza problematiche relative a professionalità, eccetera. Quindi basta trovare un lavoro o basta aprire una società e, diciamo, esercitare un'attività e si può trasferire liberamente la propria residenza in Svizzera. E questo non è detto che sia sempre così, non è detto che duri all'infinito. Io non ho la palla di cristallo e quindi non ho idea di come andranno le cose in un prossimo futuro, però chiaramente se le condizioni attuali sono queste vi conviene approfittarne, perché non si sa mai che cosa può succedere. Chi l'avrebbe detto un anno fa che ci sarebbe stata una guerra in Europa? Quindi è qualcosa assolutamente da prendere in considerazione. Quindi il terzo motivo per cui dovreste assolutamente evitare di procrastinare un trasferimento è quello relativo alla vostra vita. Come sapete, fino a prova contraria, e non abbiamo, diciamo, dimostrazione del contrario, a meno che uno non creda, insomma, a qualcosa che appunto non è dimostrabile, abbiamo una vita sola. Quindi se voi non siete a vostro agio in Italia, se è un paese che non vi appartiene più o non vi è mai appartenuto a livello di valori, a livello di condizioni di vita, a livello di come viene anche gestita la cosa pubblica, come la maggioranza vota sempre un certo tipo di persone che poi chiaramente rispecchiano quello che quella maggioranza vuole, no? Quindi una maggioranza assistita di persone, pensionati, dipendenti pubblici, eccetera. Se questo non vi piace più, non passate la vostra vita in un paese del genere. La vita è una sola, quindi vi conviene veramente non procrastinare su quelli che sono i vostri sogni, le vostre aspirazioni e tutto quello che voi volete ottenere. Quindi se la Svizzera, dai miei video, da quello che potete raccogliere come informazioni, vi sembra un paese che invece possa essere quello in cui vivere, quello in cui costruire
la vostra vita, la vostra famiglia, allora non procrastinate, perché ripeto, anche rispetto ai due motivi precedenti, non si sa mai cosa può succedere, quindi meglio sempre cogliere l'attimo, carpe diem. Quindi se avete altre considerazioni in merito, chiaramente potete farle nei commenti. Se volete chiedere una consulenza per il trasferimento, potete sempre nella descrizione trovare il link per richiederla direttamente. E presto ci saranno delle novità, come ho scritto nel post su YouTube, nella community. Inizierò a fare magari qualche diretta la sera, in settimana, così da reagire ad alcuni video, sia su YouTube, sia online, a notizie, quindi un modo un po' di interagire con quelli che sono gli altri contenuti sulla Svizzera, sulle notizie sulla Svizzera, e chiaramente anche con voi in diretta. E vi anticipo che chiaramente non potrò fare consulenze in pubblico per situazioni private, quindi da quel punto di vista non vi potrò aiutare, però sicuramente l'interagire è già qualcosa di chiaramente utile e soprattutto gratuito, in funzione poi di quello che può essere appunto un percorso di consulenza futuro. Quindi io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video.